Non si ferma la protesta del comitato Salviamo gli Alberi, che da settimane lotta contro l'abbattimento di 55 tigli storici nel centro di Francavilla al Mare, nell'ambito del progetto per il rifacimento dei marciapiedi. In due giorni, attraverso una petizione popolare, gli ambientalisti hanno raccolto 1000 firme e promosso una mail bombing all'indirizzo della casella di posta elettronica del sindaco per chiedere l'immediato annullamento del taglio dei tigli. Sulla vicenda, ricordato l'avvocato Pezzone, legale del comitato, è intervenuta anche la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, che condivide le preoccupazioni per l'abbattimento degli alberi e auspica che il comune possa tenere conto delle segnalazioni pervenute e del parere negativo del Corpo Forestale dello Stato, valutando soluzioni alternative. Soluzioni che il sindaco Antonio Luciani nell'arco di un anno non ha trovato perché, come ha dichiarato ai nostri microfoni, non ci sono. Alla luce di quanto sta accadendo, il primo cittadino ha sentito la necessità di chiarire alcune questioni con i cittadini di Francavilla e lo ha fatto attraverso una lettera aperta. «Ho sbagliato, lo ammetto», scrive Luciani, «tutto ciò è accaduto perché tendenzialmente confido sempre nella buona fede e nell'onestà intellettuale degli interlocutori. Si sono svolti tantissimi incontri e sopralluoghi sull'argomento Tigli, oltre ad aver interpellato agronomi di vivai importanti della zona per avere più di un'opinione sull'argomento. Si è pensato perfino di estirparli per ripiantarli al parco Arenazze», precisa il sindaco, «ma la diffusione selvaggia delle radici avrebbe distrutto i sottoservizi. Così come la diffusione selvaggia delle radici ha reso impraticabili i marciapiedi di Viale Nettuno, creato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato e costretto il comune ad affrontare decine e decine di richieste di risarcimento danni», insiste Luciani. «Ho sbagliato», scrive ancora il sindaco, «perché avrei dovuto presentare in un incontro pubblico il progetto alla città e non far veicolare il progetto stesso al comitato con il quale ho avuto molti incontri e che ora si assurge al ruolo di portavoce della città». Intanto la vicenda ha avuto anche dei risvolti politici. Il Consiglio regionale infatti approvato, con l'astensione del Partito Democratico, una risoluzione presentata da Chiavaroli del PDL, Paolini dell'Italia dei Valori, Acerbo di Rifondazione Comunista e dall'assessore Giuliante del PDL, che impegna la Giunta ad intervenire presso il Ministero dell'Ambiente per individuare un percorso che blocchi il taglio dei tigli e adottare una soluzione alternativa. Il Partito Democratico si è astenuto, ha dichiarato il capogruppo D'Alessandro, perché la risoluzione rappresenta un chiaro vuoto pneumatico, una finzione. Nella risoluzione si afferma che la Regione dovrebbe finanziare il Comune di Francavilla per interventi alternativi al taglio degli alberi, ma, afferma D'Alessandro, nessun centesimo è stato stanziato. Dunque, quella risoluzione rappresentava una presa in giro innanzitutto nei confronti di chi credeva ad una soluzione alternativa, che chiaramente non esiste. Mai nella storia, conclude D'Alessandro, il Consiglio regionale si è pronunciato su una scelta amministrativa di un comune, ledendo così la libertà e l'autonomia di un Consiglio comunale e giunta. Il Presidente del Consiglio regionale, consentendo la discussione della risoluzione, ha creato un precedente clamoroso. Da oggi, sottolinea D'Alessandro, mi occuperò in Consiglio regionale anche delle scelte del Comune di Giuliano Teatino, dove Paolini è consigliere comunale. Io sono autenticamente democratico, non nostalgico e soprattutto non coltivo il livore ideologico nei confronti di chi non ha una mia appartenenza. Questo abbiamo detto al Paese.